ragione a dire che sono numeri allarmanti, numeri che fanno venire i brividi, perché si tratta di 400.000 famiglie, forse anche di più, che non riescono a, come dire, ad avere i soldi per andare avanti. Quindi è chiaro che c'è bisogno di mettere mano profondamente all'economia. Nella prima fase del coronavirus abbiamo visto che il governo ha messo in campo alcuni strumenti come il prestito alle imprese o la cassa integrazione per chi rimaneva senza lavoro, ma adesso dobbiamo rimettere in campo l'economia facendo interventi anche per esempio per far ripartire le opere pubbliche, perché vuol dire rimettere in moto un sistema e non solo, insomma, un occhio particolare io direi che va anche dato a ristoratori e mi faccia dire a commercianti che sono quelli che stanno pagando il prezzo più caro della crisi.